C'è la droga a fiumi con un traffico consistente, ci sono i sodalizi criminali e i legami con i nomi forti della mafia salentina Coluccia e Tornese, ci sono anche le armi come quella sequestrata durante le perquisizioni, ci sono i tentativi di infiltrazione nel tessuto economico con l'estorsione in cambio di protezione, ci sono le vendette come quella del clan Coluccia e dei suoi affiliati nei confronti di Maurizio Nardelli, noto imprenditore e organizzatore di eventi. All'epoca dell'operazione Grifone con le sue dichiarazioni inchiodò uno dei fratelli Coluccia e contribuì alla sua condanna. Adisse in distanza di anni è stata la sua denuncia a dare in là all'indagine condotta dai carabinieri delle stazioni di Galatina e Copertino guidate dai comandanti Todaro e Giannuzzi che si è conclusa nelle scorse ore. È e proprio in questi minuti davanti alla tenenza dei carabinieri di Copertino si stanno concludendo le ultime fasi dell'operazione mercante in fiera che ha portato in carcere 24 persone. 24 arresti con le accuse a vario titolo di traffico, spaccio di sostanze stupefacenti, 25 con l'ultimo manettato trovato in casa con una pistola, due gruppi divisi geograficamente per i legami con i rispettivi clan, da una parte il gruppo galatinese referente dei Coluccia, capeggiato da Antonio Lagna, Roberto Tundo, Alessandro e Massimiliano, Massimiliano Ciccardi, Pietro Narcisi ed altri ancora, e poi c'è il gruppo che governava Monteroni, Comuni Limitrofi, Copertino e Leverano, soprattutto spiccano le figure di Antonio Protopapa, detenuto della convivente Rosanna Tornese, di Claudio Erpet e Salvatore Conversano. Tra loro rapporti fittissimi fatti di compravendita di cocaina, contatti telefonici puntualmente intercettati, frequentazioni sospette, diversi sequestri di droga da parte delle forze dell'ordine, l'ultimo consistente proprio durante l'esecuzione delle ordinanze, un chilo di marijuana in casa di Massimiliano Ciccardi allora i carabinieri ci sono arrivati grazie alle intercettazioni partendo da un episodio completamente diverso ma strettamente legato al contesto criminale nel quale i personaggi si muovono in questo caso a tenere la fila è Luigi di Gesù, 40 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Noa in queste immagini nella notte i carabinieri lo prelevano dalla sua abitazione di via Benedetto Croce per portarlo in carcere, fu lui secondo la denuncia dell'imprenditore a chiedere la somma di 30.000 euro in occasione dell'evento in fiera Lecce Arredo 2009 si presentò come referente dei Coluccia. In cambio, offriva protezione e servizi durante l'evento. Estorsione pura, aggravata dalle modalità mafiose. Dai riferimenti stessi del, che fa l'estorsore le, si fanno ritenere fondata ulteriormente l'esistenza di un'organizzazione di, un di, di criminalità. Eh, che possiamo definire di Sacra Corona Unita, che opera in un contesto territoriale ben definito. Non è evidentemente un controllo dell'ente fiera, è un, in questo caso un'estorsione un diretta ad uno degli organizzatori di un determinato evento. Eh, chiaramente l'ente fiera è il riferimento, eh, il, 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 il contenitore, in questo caso eh, siamo, ci stiamo riferendo al contenuto, cioè a chi ha organizzato evidentemente l'evento. L'operazione chiamata non a caso mercante in fiera si è conclusa all'alba dopo un anno e mezzo di indagini, è stata coordinata dalla DDA di Lecce nelle persone del sostituto procuratore Antonio Delonno. Le ordinanze sono state emesse dal GIP Brancato, gli arresti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Ghe al comando del capitano Stefano Tosi con un dispiegamento di 140 carabinieri e 50 mezzi del comando provinciale.